Siamo in piazza Miranda, questa è l'area individuata dal costruttore per eventualmente realizzare quest'opera faraonica, un multisala in centro città. Siamo in una giornata comune e come potete vedere ci sono tante macchine parcheggiate in piazza Miranda, il parcheggio che comunque non verrebbe perso perché nel progetto del multisala il parcheggio verrebbe semplicemente interrato e comunque gratuito per tutti quelli che ne usufruiscono abitualmente. Incontriamo l'assessore all'urbanistica Mario Costa, al quale chiediamo lumi sul progetto presentato qualche giorno fa riguardante il multisala al Campo Miranda. So che siete ancora in fase di studio, avete invitato il progettista ad un incontro qui in amministrazione, però ci piaceva sapere la sua idea a proposito di questo progetto. Il progetto è arrivato sul mio tavolo ieri, naturalmente sentiremo anche i titolari, quelli che hanno presentato questo progetto, credo mi pare di Fiore Fontana, quindi per l'illustrazione. Come già abbiamo fatto del resto con un'altra proposta che è agli atti del Comune di Cassino già da alcuni mesi, che viene dagli Archi, la società degli Archi, che pure ha presentato un progetto di un multisala. La domanda che le facciamo è: sicuramente avrà sentito e letto insomma le polemiche scaturite dalla presentazione di questo progetto. Non le chiediamo direttamente se lei sia favorevole o meno alla realizzazione di questa struttura al Campo Miranda, però un parere da addetto ai lavori ci piacerebbe saperlo. Siamo tutti per il multisala, questa nostra realtà ne ha bisogno, è un arricchimento e quindi si è favorevoli a progetti di questo tipo. Adesso mi viene chiesto l'ubicazione, il parere sull'ubicazione. Un politico responsabile e serio credo che valuti con attenzione e si avvalga delle competenze tecniche anche prima di esprimere una opinione. È chiaro che una struttura, una qualsiasi struttura di una certa importanza, e questa è una struttura importante, va vista nell'ambito di uno sviluppo complessivo e nell'ambito della riqualificazione urbana. Quindi noi abbiamo dato un incarico per elaborare il nuovo PRG, quindi un nuovo documento preliminare di indirizzo e così via, all'urbanista Vezio De Lucia. Sentiremo anche, io mi avvarrò pure della sua opinione, io come il sindaco, l'amministrazione naturalmente. Favorevole o contraria alla realizzazione del multisala in Campo Miranda? Favorevole. Favorevole o contrario alla realizzazione del multisala in centro a Cassino al Campo Miranda? Favorevole. Favorevole o contrario alla realizzazione del multisala al Campo Miranda? Favorevolissimo, un'ottima idea per la città. Favorevole o contrario alla realizzazione di un multisala in centro città al Campo Miranda? Favorevole, anche perché così ci sono molti giovani che se vogliono andare al cinema o da qualche altra parte devono per forza andare fuori città, invece con la multisala è più agibile, è meglio, cioè è una buona iniziativa, quindi penso funzioni. Grazie. Di niente, arrivederci. Proposta, per proposta seria che cosa intende? Perché nello specifico del progetto c'è il rifacimento del parcheggio, dello spazio che viene praticamente tolto al parcheggio pubblico e gratuito dei cittadini, il rifacimento di questi parcheggi proprio sottoterra, sotto la struttura di multisala, a gestione libera di questa amministrazione. In più la ditta che ha presentato questo progetto ha lanciato un appello
dicendo che è aperto ad ogni suggerimento per migliorare eventualmente questa struttura e addirittura anche nella gestione, quindi se ci sono soci interessati, tra cui anche l'amministrazione del Comune di Cassino, ben venga questa collaborazione. Io credo che sia difficile trovare un imprenditore che pensa a un progetto e vuole condividerlo con la comunità, con gli amministratori e con gli altri imprenditori. Sì, sì, quando io parlo di progetto serio mi riferisco alla serietà con la, che è richiesta nell'affrontare un problema di questo tipo. Allora, serietà ci obbliga a dire che intanto c'è un progetto presentato da una società, quello presentato da un'altra società, quindi i progetti sono due. Esamineremo attentamente entrambi i progetti. Riusciamo a dare una tempistica a chi ci guarda, entro la quale questa amministrazione darà risposta ad uno o dall'altro che hanno presentato questa proposta per la realizzazione di un multisala a Cassino? Sono d'accordo, ieri sono stato in regione ad un incontro proprio con l'assessore all'urbanistica regionale Civita e alcuni imprenditori hanno lamentato proprio i tempi. Io sono d'accordo con voi, quindi cercheremo di accorciare il più possibile i tempi e noi come amministrazione daremo in tempi brevi la risposta a questa richiesta. Allora, cominciamo col dire una cosa, se ci riferiamo alla seconda delle proposte, questa ultima presentata, quella di Fontana e di Fiore, lì viene individuata un'area che è area demaniale. C'è una legge adesso che invita i comuni a presentare richieste per la cessione gratuita delle aree demaniali entro il 30 novembre. Quindi, dando una data più o meno certa, nel giro di 6 mesi riuscirà questa amministrazione a dare una risposta? Ma noi siamo interessati come amministrazione a realizzare qui in questa città. Questa cosa dobbiamo realizzare perché quando finisce la nostra amministrazione la gente si chiederà che cosa hanno realizzato questi. Oggi siamo in tempi in cui non è che ci sono tanti soldi, anzi i comuni non hanno soldi, la regione ne manda pochi. A maggior ragione quando c'è un imprenditore che è disposto a investire capitali. Le opere pubbliche si possono fare soltanto attraverso progetti di finanza, attraverso questa collaborazione, attraverso gli investimenti che sono di privati naturalmente, quindi in una sinergia, in un raccordo pubblico-privato, per allora si possono realizzare delle opere, altrimenti noi non potremmo realizzare nulla, questo lo teniamo molto presente e molto chiaro. Favorevole. Perché? Perché è l'unica cosa che manca a Cassino, oltre tante altre. Però il multisala in centro sarebbe una cosa valida per la città? Sì. Volevo chiederti, insomma, visto che tu hai la tua attività commerciale qua, che è Green Garden, favorevole o contrario alla realizzazione del multisala eventualmente qui a Piazza Miranda? Molto favorevole. Incontriamo il primo cittadino al quale chiediamo lumi su questa vicenda che sta scuotendo un'intera città, cioè questa proposta per la realizzazione di un multisala in centro città, precisamente a Campo Miranda. So che l'argomento dovrà essere discusso nelle sedi opportune, però come primo cittadino e come cittadino di Cassino credo che abbia una sua idea ben precisa. Sì, è vero, non voglio così precorrere i tempi perché abbiamo una riunione di maggioranza proprio fra 2 giorni anche su questo argomento. La proposta diciamo è stata visionata già dagli uffici e sarà portata all'attenzione quindi dell'intera maggioranza, per cui avremo modo di analizzarla nelle sue varie accezioni. Abbiamo anche un'altra proposta di realizzazione di un multisala in un'altra zona della città, ma anche su questa proposta abbiamo voluto soffermarci in attesa di conoscere pure le determinazioni e il punto di vista da parte del progettista per il quale formalizzeremo nei prossimi giorni l'incarico.
progettista De Lucia che dovrà curare la variante generale al piano regolatore. Noi siamo sicuramente concordi, credo tutti, nel voler riqualificare il centro città, ma naturalmente questo va fatto in un'ottica generale, con una previsione generale che ci deve anche essere confortata dal parere del nostro progettista. Ad occhio e croce mi sembra di aver capito, come giusto che sia, che anche lei è favorevole al multisala a Cassino, ma quello che le chiedo, lei ha la visione di una città che comprenda un multisala in centro città e precisamente in Campo Miranda? Allora, il multisala, chi è che non è favorevole a un multisala? Non credo che ci sia una persona, un cittadino o un non cittadino che non voglia una sala del cinema, una multisala. E quindi, da amante anche del cinema, dico che il multisala è un qualcosa di cui una città come Cassino ha bisogno. Bisogna risolvere alcuni problemi, non ultimo quello della proprietà, perché come sappiamo ci accingiamo a fare una richiesta formale al demanio per l'acquisizione di quel sito proprio al patrimonio comunale. Non è un'utopia pensare a un multisala, non è un'utopia pensare a una cabinovia, non è un'utopia pensare a una Cassina ancora di più città moderna, accogliente. Ma io sono un fautore, un assertore, un sostenitore proprio dell'istituto del project financing, del progetto di finanza, soprattutto in questo momento in cui le risorse per un ente pubblico, un ente locale come il Comune sono sicuramente limitate. Il project risponde a quelle esigenze di celerità e di buona realizzazione dell'opera, che molte volte l'opera pubblica finanziata con fondi pubblici non vede la luce. Tra l'altro, nell'intervista di presentazione del lancio di questo progetto, l'imprenditore in questione ha lasciato la porta aperta anche ad una collaborazione mista che sia anche da parte dell'amministrazione, quindi ci potrebbe essere anche la possibilità secondo la quale l'amministrazione diventi socia della società che poi gestirà il multisala. Sì, quello poi dipenderà, scaturirà dalla proposta che viene fatta ed anche dall'evidenza pubblica che dovrà esserci nel momento in cui l'amministrazione giudicherà quel progetto di pubblica utilità. Perché quello che uccide l'imprenditoria in Italia, a parte la pressione fiscale, è la burocrazia della cattiva politica. Quindi riusciamo a dare a chi ci ascolta dei tempi tecnici per una risposta sulla fattibilità del multisala al Campo Miranda? Un tempo tecnico, diciamo 6 mesi, per una risposta sulla fattibilità del multisala in centro. 6 mesi è un tempo massimo, noi pensiamo anche molto prima. Insomma, con questo impegno preso da parte del sindaco, rimaniamo in attesa di quelli che saranno i riscontri della buona politica, ci auguriamo. Grazie.